Che ogni città della nostra provincia abbia una sua manifestazione natalizia, ce lo stiamo ripetendo ormai da tempo ed è chiaro a tutti. Ma qual è la manifestazione che invece coinvolge il comune di San Lorenzo in Campo? Per questo ci siamo messi in contatto, e per avere una risposta chiaramente, con il primo cittadino di questa località, il signor Davide Dell'Onti. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie per l'opportunità. Sindaco, allora, tutti hanno un mercatino e anche voi l'avete, ma particolarità vuole il vostro mercatino è in una frazione. Sì, infatti gustando il Natale, ovvero il nome dei nostri mercatini natalizi, arriva è giunto quest'anno la seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, e questa domenica, il 13 di dicembre, avverrà nella frazione di San Vito sul Cesano, mentre il 20 sarà nel capoluogo, ovvero San Lorenzo in Campo. Certo, San Vito sul Cesano, conosco questa splendida località, questo splendido paesino in alto, si presta molto bene a un'atmosfera natalizia. Esattamente, perché oltre ad essere nominata come la terrazza naturale sulla vallata del Cesano, è un nucleo urbano molto, molto piccolo, ma fatto delle classiche viuzze strette, e si presta molto bene in quanto anche molti locali al piano terra che i cittadini della frazione hanno messo a disposizione per i mercatini, che verranno tutti addobbati e riempiti di espositori, di regalo enogastronomia, che andranno ad allietare questa bellissima giornata che avverrà domenica 13. Veramente un'atmosfera molto molto interessante, perché il posto è piccolo, la gente ovviamente accalca questo piccolo centro, questa piccola frazione, ed è perfetto per creare un'atmosfera natalizia anche nei nostri territori. E a un certo orario ci sarà anche una sorpresa, perché le previsioni meteo sono buone, però magari qualche fiocco di neve scenderà lo stesso, però non voglio svelarvi troppo. Assolutamente, occorre un minimo di atmosfera anche certo. Nelle sorprese. Continuando a parlare di San Vito sul Cesano, ricordo che la struttura più importante della località è un convento antichissimo. Sì, esattamente. Quel complesso una volta ospitava un famoso e noto ristorante che oggi si è spostato. Dovremmo cercare tutti, soprattutto con l'amministrazione, di impegnarci, perché oggi è in mano a privati, per cercare di rimetterlo in sesto e di ridarlo anche alla fruibilità pubblica, perché è veramente un gioiello all'interno di questa frazione, e quindi da valorizzare. E ci stiamo già lavorando, insomma, per prendere accordi con la parte privata che è proprietaria. Lei mi sta dando una buona notizia, perché questi sono beni che devono essere assolutamente alla portata di tutti, e oltretutto è un bene che fa bene, e mi scusi il gioco di parole, al vostro comune, insomma. Certo, perché non è soltanto l'importanza di avere un bene monumentale architettonico, ma lo sforzo deve essere quello di renderlo fruibile e accessibile a tutti. Prima c'era un ristorante, quindi la fruibilità in parte c'era, ma è anche tutto quello che sta dietro, nel chiostro, nei locali affrescati, nello scalone principale di accesso, sono veramente dei luoghi preziosi che vanno restituiti alla fruibilità. Tornando a Gustando il Natale, ci sarà posto anche per il vostro prodotto deco da qualche tempo, le castagnole? Per quanto riguarda le castagnole, è un prodotto tipicamente di carnevale, quindi le castagnole le lasciamo per la sagra del castagnolo, ovviamente, che sarà come sempre il lunedì di Pasqua. Però il castagnolo al farro, che è il nostro prodotto deco, e il farro in particolare sarà comunque protagonista, perché verrà creato un dolce apposito, si chiama il farrettone, grazie anche alla Proloco e ai produttori locali di farro, e quindi sarà importante degustare questa nostra prelibatezza e questa nostra peculiarità. Oramai sul farro si è detto tanto, ma bisogna ancora fare tanto per cercare di dare sempre più una nota distintiva al nostro paese, al nostro comune, per quanto riguarda la produzione di questo particolarissimo cereale. A proposito di farro, l'ho vista di recente in una fotografia che la ritraeva in un momento importante e che aveva non a caso il farro come protagonista. C'è stata una cena conviviale presso la farroteca di San Lorenzo in Campo, in cui erano presenti numerosi imprenditori a livello marchigiano molto molto importanti, e c'era anche presente un noto pianista italiano, Sandro Ivo Bartoli, proprio perché il 29 di dicembre al Teatro Tiberini alle 21 si esibirà in uno splendido concerto per gli auguri di pianoforte qui a teatro, quindi daremo un po' gli auguri di feste natalizie nel paese della musica, che è San Lorenzo in Campo, con questo splendido concerto pianistico. Sindaco, concludendo, qual è il suo augurio per tutti i suoi cittadini? Per i miei cittadini l'augurio è questo: l'anno scorso ho fatto un augurio particolare, ovvero di ricavare del tempo per se stessi, per dedicare alla propria famiglia e ai propri hobby e alle proprie cose che ognuno ha
più care. Quest'anno vorrei fare un augurio un po' diverso, ovvero ognuno deve trovare dentro di sé una certa armonia, una certa collaborazione con le altre persone, con le istituzioni, con le associazioni, perché sono fermamente, pienamente convinto che la collaborazione sia la parola chiave con cui una piccola comunità come la nostra può trovare una soluzione per uscire dalle difficoltà, per crescere tutti assieme. Ogni persona può fare del bene, ma insieme sicuramente si fa di più, e bisogna che tutti quanti questo lo capiamo e ce lo mettiamo bene in testa nel momento delle feste natalizie, in cui uno magari a casa con i propri cari in un'atmosfera particolare dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe trovare una concordia, un'armonia all'interno delle famiglie, all'interno delle istituzioni, all'interno delle associazioni e quindi tutta una comunità di un paese. Il mio invito per quest'anno è riflettere su questo. Domenica 13 a San Vito sul Cesano e poi il 20 a San Lorenzo in Campo c'è Gustando il Natale. Grazie al primo cittadino di San Lorenzo in Campo, Davide Dell'Onti, per essere stato con noi. Auguri. Grazie a voi e auguri anche a tutti i vostri ascoltatori.